Simone Chiapparelli, un'ottima prova nonostante il 4-3 e l'amarezza nel finale, ma tatticamente l'avete giocata veramente bene. Sì, secondo me abbiamo disputato una buonissima partita, siamo di qua, ce la siamo giocata fino all'ultimo, peccato per il gol preso all'ultimo, però ci sta, sono stati forse un pizzico più bravi di noi, ma noi non abbiamo nulla da rimproverare perché la nostra partita è stata secondo me una buonissima partita, giocata bene. Ci siamo difesi molto bene nonostante loro erano, cioè sono una squadra molto, molto brava e niente, nulla da rimproverarci da parte nostra, peccato, c'è tanto rammarico per il risultato ovviamente, però comunque bene, continuiamo su questa strada che secondo me è quella giusta. Fino adesso probabilmente avete raccolto meno di quanto meritavate nelle partite precedenti e anche forse in questa. Sì, secondo me abbiamo raccolto molto meno anche perché ecco, ci sono state delle partite in cui proprio abbiamo perse sempre negli ultimi minuti e sempre per questo gol di scarto. Forse non so, dobbiamo migliorarci un po' negli ultimi minuti. Comunque miglioreremo dai nostri errori, come si dice, sbagliando si impara, noi impareremo. Andrea Musilli, ce l'avete fatta proprio all'ultimo dopo una grande rincorsa faticosa, però oggi obiettivamente l'Aprilia non ha giocato come sa. No, aveva perfettamente ragione, abbiamo sofferto tanto, cali di tensione, eravamo sulle gambe, non eravamo i soliti, però all'ultimo diciamo spingendo alla fine una palla è entrata per fortuna, per nostra fortuna. Merito anche dei ragazzi della squadra avversaria che ci hanno chiuso bene i spazi, ci hanno pressato e però alla fine abbiamo vinto noi. Una vittoria, come dire, più di cuore che con la tecnica. Sì, all'ultimo abbiamo messo tanta grinta, tanto cuore. L'importante era solo che la palla entrava, non come entrava, rimpallo, palo, ma la palla basta che doveva entrare, dovevamo prendere i tre punti e per fortuna così è stato. Anche perché c'è uno scontro diretto al vertice, insomma questa partita era molto importante per voi. Sì, molto importante perché sapevamo il valore della squadra avversaria che anche avendo questa classifica non merita, però ha dei giocatori importanti, sapevamo che su c'era uno scontro diretto importante che poteva avvicinarci alla vetta e era importante tutto questa settimana e per fortuna l'abbiamo fatta, la prossima andiamo in trasferta e cercheremo sempre di conquistare i tre punti sul campo.